terreno. Devo fare delle realizzazioni, la normativa delle realizzazioni edilizie, quindi case, locali commerciali, negozi, eccetera, la normativa edilizia nazionale prevede che prima di fare gli immobili devo fare le infrastrutture, cioè devo costruire le strade, devo costruire le piazze, i parcheggi e quindi calcolare gli standard urbanistici, così si chiamano, proporzionati agli abitanti che si devono insediare in quel terreno. Ora, questo, diciamo, in fase attuativa del vecchio PRG a Orte di Aterra non è stato fatto, e allora all'interno del PUC attualmente vigente, che cosa si è previsto? Si è previsto lo strumento del PUA postumo, cioè non ho realizzato le infrastrutture che erano necessarie per insediare gli abitanti in quella zona, per cui io ti monetizzo, se non ho la disponibilità di aree da cedere al comune, ti monetizzo quello che non ti ho ceduto. Tu prendi questi soldi che io ti ho dato e ti vai a costruire gli standard fuori dal comparto. Più o meno è questo quello che è previsto all'interno del PUC. Tutto questo procedimento che vi ho illustrato, spero, a parole molto semplici, sembra molto bello da descriversi e anche molto funzionale, però purtroppo questo procedimento non è previsto da nessuna normativa nazionale. Questo che cosa significa? Significa che se noi procedessimo con l'attuazione di questo piano urbanistico, potremmo emettere come comune di Orte di Aterra dei nuovi provvedimenti di permessi di costruire, ancora una volta con un dubbio di legittimità. Allora, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, visto che c'è questo pericolo nell'attuazione di questo piano urbanistico comunale, diamo l'incarico all'università di studiare questo malato che è, diciamo, sia il piano che è il nostro territorio, e vediamo qual è la diagnosi migliore per la problematica di Orte di Aterra. Dai primi studi, poi il fatto che ci voglia più tempo, meno tempo, noi questo non ce lo siamo posti, questo problema, perché visto che dal 2014 al 2019 non si è fatto niente, già il fatto che abbiamo iniziato ad occuparcene già è un motivo di orgoglio e di vanto della nostra amministrazione. Perché ve lo dico chiaramente, noi potevamo avere un atteggiamento ancora più pilatesco, e cioè di questa problematica non fregarcene proprio, cioè non occuparci di altre problematiche della vita amministrativa, e far scorrere il tempo, far scorrere gli anni, e chi mastica materie urbanistiche è funzionario anche in altri comuni, sa che il tempo è a favore delle difficoltà urbanistiche che vive un territorio, lo dice anche la giustizia amministrativa. Detto questo, quindi noi rinnoviamo la fiducia al Dipartimento di Ingegneria rappresentato qui dal titolare della cattedra, la professoressa Bianca Petretta, a cui diamo incondizionata fiducia. Qualcuno dice nel nostro paese che dare questa incondizionata fiducia ad un dipartimento tecnico significa un'abdicazione della prerogativa politica che ha una maggioranza consiliare. Beh, se questa può essere un'interpretazione, noi vogliamo abdicare, perché su questo tema non ci sentiamo di dare alcuna e non vogliamo, non è che non ci sentiamo e non vogliamo dare alcuna indicazione. Vi diamo, ripeto, carta bianca. Studiate la problematica, fate conto che sta parlando tutti gli ortesi, studiate la problematica del nostro territorio, vedete quali sono i vizi, i difetti, le malattie che caratterizzano il nostro territorio, il nostro piano urbanistico, e cercate di aiutarci a suggerire qual è il migliore strumento per uscire da questo impasse amministrativo e che possa dare sicurezza alle tante persone che hanno deciso di investire sul nostro territorio e oggi vivono col patema d'animo di non essere o di essere proprietari del proprio immobile. Scusate se faccio una digressione anche politica su questa cosa, è legittimo l'atteggiamento di Enzo Tossi e del gruppo Costruire Alternative di voler abbandonare l'Aula, hanno detto qualche imprecisione riguardo al fatto del calcolo per la commissione di cui ho già parlato, volevo poi soffermarmi leggermente sul comunicato che invece hanno fatto l'altro gruppo di riformisti e democratici,
Riformisti e Democratici, stamattina hanno fatto un comunicato, hanno detto che loro non sarebbero venuti a partecipare al consiglio comunale, sarebbero i consiglieri comunali Caudino, Mozzillo e Ziello, insieme al consigliere comunale di 5 Stelle Enzo Russo, non sarebbero venuti a partecipare a questo consiglio comunale perché non gli sembra, diciamo, la via giusta quella là della sospensione del piano, ma per loro, viste le, come dice qua nel comunicato, diffuse irregolarità dell'attuale piano urbanistico comunale, quindi loro ammettono che all'interno del piano, dell'attuale piano urbanistico comunale ci sono delle diffuse irregolarità. Poi però dopo, nello stesso comunicato, dicono che, quindi contraddicendo ciò che dicono poche righe prima, dicono: atteso che il piano urbanistico comunale è già passato indenne per taluni di questi aspetti al vaglio del giudice amministrativo. Quindi prima dice che ci sono delle diffuse irregolarità all'interno del piano urbanistico comunale, poi dice che per loro il PUC è legittimo a tutti gli effetti in quanto è passato indenne, e su questo ci sarebbe da parlare per mezza giornata, sulla sentenza del TAR dei conflitti di interesse, potremmo fare proprio un dibattito ad hoc, e magari se qualcuno, se qualche consigliere vuole chiedere anche il parere della prof che abbiamo qui seduta in prima fila, non esiti, e credo che lei non ci deluderà da darci la sua disponibilità su farci qualsiasi chiarimento. Quindi, per concludere il mio intervento, volevo sottolineare un'altra cosa che è all'ordine del giorno a Orta di Edetta, perché parecchi dice: ma il sindaco e l'amministrazione non vogliono annullare il piano urbanistico perché chissà quante licenze hanno rilasciato, chissà quanti anni di concessione hanno fatto. Praticamente noi dal giugno 2018, l'ufficio ovviamente, dal giugno 2018 sono state rilasciate a Orta di Edetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 permessi costruire, di cui uno riguarda la chiesa, il palazzo a fianco alla chiesa, il palazzo San Massimo, degli altri 9, 8 sono piani casa, quindi applicazione di normativa in deroga, e cioè pure se non vi fosse stato il piano regolatore, questi permessi costruiti si sarebbero dovuti dare per forza, perché c'è il piano casa che è una normativa in deroga ed è per un tempo limitato, e quindi l'unico permesso di costruire che è stato rilasciato sul nuovo terreno edificabile è il permesso di costruire numero 3, questo potete andare a vedere sul sito, sono notizie pubbliche, è il numero 3 del 2019, e guardatevi pure chi è il progettista di questo permesso a costruire il numero 3, è l'unico rilasciato dalla nostra amministrazione su nuovi terreni edificabili, ed è legato a doppio filo con coloro che hanno stilato questo comunicato con il quale non sono venuti a partecipare a questo consiglio comunale. Quindi atteggiamenti contraddittori a tutta forza, si dice che non si vuole venire perché magari non si sta procedendo bene, e poi gli stessi producono progettazioni per realizzare nuove volumetrie sulle zone di espansione previste al piano urbanistico comunale. Noi invece che cosa diciamo? Ribadiamo quanto abbiamo detto l'ultima volta, siamo qui disponibili anche con le forze di opposizione, con le forze associative che sono presenti nel territorio, a lavorare tutti insieme alla facoltà di ingegneria, al dipartimento, per lo studio a parte che lo prevede anche la normativa regionale, la legge 16 prevederà degli incontri pubblici in cui tutti, dal primo all'ultimo cittadino, dalla prima all'ultima associazione, dal primo all'ultimo partito politico, potranno dare suggerimenti a quella che è l'idea di sviluppo del nostro territorio e quello che sarà il futuro della nostra comunità. Un'ultima cosa volevo dire: tra poco vedrete una scena nuova per la nostra comunità, cioè il fatto che un consigliere si allontana, voglio spiegare pure questa cosa, uno alla volta dei consiglieri si allontanerà dalla seduta perché abbiamo applicato quella che la giurisprudenza amministrativa prevede in questi casi, e cioè la votazione frazionata, in quanto ciascuno di noi e fino ai parenti di quarto grado hanno delle proprietà sul territorio di Orta di Edetta, e pertanto per evitare
ipotetici conflitti di interesse, procederemo con una votazione frazionata. Siete venuti in ritardo, però non so se recupereremo. Va bene, allora quindi passo la parola al Presidente. Grazie a tutti per l'attenzione e passiamo. Grazie.